Ciao ragazzi e ragazze, oggi, no, adesso, scusate, allora sono sempre in pigiama perché è lo stesso video del TMI Tag. Sapete, quando mi viene voglia io giro 2, 3, 4, 5, no, 5 video mai, però 2 o 3 video alla volta, quindi è lo stesso giorno, per quello mi vedete sempre col pigiama uguale. Scusate. Allora, scusate, ho chiuso la porta della camera di mia mamma perché... No, sto cercando di mettere i cuscini più o meno in una posizione in cui sto, cioè, sto bene, sono comodo, sto bene, mia troppa, sono comodo. Allora, oggi volevo fare un video riguardante la pulizia. Eccoci. L'avete visto almeno? E io non l'ho chiamato come avete visto, era qui. Mi ha sentito parlare. Allora, un video riguardante la pulizia. Come sapete, io sono su queste cose. Allora, se mi vedete i capelli schifosi, ma schifosi, è perché fanno schifo. Cioè, nel senso, così, se mi vedete i capelli così messi male, a parte che è tardi, a parte che a me i capelli si sporcano ogni 2x3. Sto cercando di fare... Cioè, poi devo sfoltirli perché sono davvero spessissimi sti cosi. Cioè, qua, più che altro qua da parte. Vabbè, comunque, volevo fare un video sulla pulizia della casa. Poi sulla pulizia, l'igiene personale. Quando andrò a comprare più prodotti, perché adesso sto usando solo due cose. Cioè, nel senso... Sì, due cose, perché ho finito un po' di cose. No, sì, sto usando qualche cosa. Comunque, dopo vi faccio vedere quello che sto usando adesso e dopo vi spiegherò meglio. Un'altra cosa, allora, questo è sulla pulizia della casa. Ne farò un altro sulla pulizia. Ne farò un'altra per la pulizia della persona. Quindi, iniziamo. Volevo farvi iniziare a vedere. Allora, non vado in ordine. Partiamo, direi, come è casa mia, cioè casa dei miei genitori. Ah, scusate se mi vedete abbassare, però ho appoggiato i prodotti sul pavimento. Allora, partiamo da questo, che è l'iso... Ah, non mi ricordo i prezzi perché è un po' di tempo che li ho comprati, eh. Comunque, questo io lo uso ogni volta che lavo i piatti, perché in casa nostra non abbiamo il... come si chiama? Sì, la lavatrice, la lavastoviglie. Scusate, ma sapete l'orario adesso? Sono la bellezza delle 10. Più o meno si è visto. Comunque, sono la bellezza delle 10 ormai. Quindi sono un po' stanco. Ogni volta che laviamo i piatti, dato che non abbiamo la lavastoviglie, sul piano cottura e sul piano su... Sì, sul gas, sul piano cottura sì, e su il lavandino, ce l'ho fatta. Uso questo, che secondo me è molto bello. Scusate per la luce, ma è bellissimo. È stupenda sta confezione, secondo me. Allora, innanzitutto è della marca Lisoform, nuovo, azione sgrassante, 100% igiene, elimina il grasso ostinato, pulito sicuro, detergente igienizzante, al profumo di limone, e vi devo dire che il profumo di limone è una cosa, cioè, veramente... È quel profumo chimico, del limone chimico, quanto io amo, no? Sapete come sono i prodotti, no, per la pulizia? Che hanno quell'odore chimico, cioè non è quasi mai naturale, è bello chimico. E questo è un limone bello forte, quindi è per quello, per sgrassare devono avere sti odori per sgrassare, perché sennò non sgrassano niente. Ah, poi una mia fissa è che lo spruzzino, questo, oltre ad essere avvitato bene, non può mai stare così, mai, e neanche così. Mai, deve sempre stare esattamente così. Vedete com'è? Che l'impugnatura, il nome deve essere a sinistra, in modo che quando spruzzo io posso leggere il prodotto, non che quando spruzzo leggo dietro. Fisse, queste sono fisse. Non succede niente se voi lo spruzzate così, però nel senso queste sono mie fisse che io devo fare. Allora, vi stavo dicendo qua. Qua proprio il fidanzato di mia mamma che non ha per niente cura. Allora, qua
Questo è l'isoformazione sgrassante, rimuove facilmente lo sporco e il grasso più ostinato, grazie alla sua formula ricca di agenti pulenti e igienizzanti, assicura, con una sola applicazione, un'incredibile efficacia sul grasso più resistente e una profonda azione igienizzante. L'isoformazione sgrassante è l'ideale in cucina e su tutte le superfici lavabili, laddove sia necessario sgrassare e in più igienizzare. Provalo non solo su piastrelle e fornelli, ma anche su fasciatoi e seggiolini. Infatti qua ci sono un po' di disegnini, come potete vedere. C'è il forno, il piano cottura, il seggiolino, il microonde, e in questo caso c'è pure l'affettatrice, però noi non ce l'abbiamo. Quindi, ed è sempre della marca Unilever, cioè della Unilever, ed è vabbè, qua c'è scritto di separare l'imballaggio, sciacquare sempre accuratamente la spugna, vabbè, e poi le classiche cose di tenere lontano dalla portata dei bambini, evitare il contatto con gli occhi. Non penso che nessuna persona sia così, cioè veramente, almeno che un po' è così, ok, da spruzzarsi sto cosa negli occhi, oppure da non stare un po' lontano quando lo spruzza, cioè dai. Comunque, questo ve lo consiglio, seriamente, lo dovete far lasciare agire un pochino, lascia quell'odore, cioè un pochino, nel senso, ovviamente se c'è quella macchietta lo lasciate agire un pochino, se non c'è ovviamente spruzzate, pulite subito, però in caso c'è quella macchietta, che ne so, magari di sugo, avete finito di mangiare, lavate i piatti alla fine e la macchietta di sugo è lì dall'inizio, ovviamente tutti, cioè, lo puliscono all'inizio se cade il sugo, però so, magari non l'avete visto o non lo so. Se vedete sta cosa, è l'ombra, cioè veramente l'ombra, sembra che ho i capelli lunghi fino a lì, ma no. Comunque, e questa è da 750 ml. Passiamo ad altro, che è una cosa che io uso molto spessissimo, soprattutto la uso in camera mia questa, quindi è normale che sia così. Poi l'ho usata, il fidanzato di mia mamma l'ha usata per cosa? Lui fa l'autista, per il camion. Cioè, voi dovete, non sapete, cioè io gli ho chiesto perché, cioè mi dite seriamente se voi usate 750 ml di prodotto per pulire un camion. No, ditemelo. Saranno 700, ma saranno 500 che ne ha usati lui, minimo, perché quando l'ho usato io la prima volta, arrivava qua, sapete cos'è qua, cioè, vedete, ok. Comunque, questo qui era in sconto, ed è il mitico Vetril, penso che tutti lo conoscano. Ah, non vi ho detto che comunque tutte queste cose hanno il tappo di sicurezza con scritto stop e on. Infatti se io schiaccio qua non esce niente, perché ha il tappo di sicurezza. E poi è molto carino, perché argento su bianco mi piace tantissimo, è molto chic secondo me. Poi cosa abbiamo? Abbiamo questo che è il Vetril, anche qui è trasparente blu, e anche qui, vediamo se è sull'off, ok, anche qui come potete vedere è chiuso, non spruzza. Allora, questo qui è il nuovo con barriera antistatica, è multisuperficie con antistatico, ok? Rallenta il ridepositarsi della polvere e ipoallergenico. Allora, io vi devo dire che l'ho usato solo una volta, anzi due, perché l'ho usato su queste mie... No, uno, due, sì, due, no, due, no, due, no, due. Vabbè, l'ho usata una o due volte su queste mensole, su quelle bianche, vabbè, non mi ricordo, comunque l'ho usata o una o due volte. Vi devo dire che questo coso dell'antistatico, cioè, rallenta il depositarsi, è vero. Cioè, ovviamente non è che spruzzate questo, passate, e per un mese non si crea la polvere, ovviamente no. Però nel senso, veramente se ne crea di meno, cioè, ho notato questo. Io seriamente ho notato questo, cioè, li ho puliti a dicembre,
No, vabbè, a dicembre no, li avevo puliti, sì, perché, cioè, li avevo puliti all'inizio di gennaio. Sì, la prima settimana di gennaio. Perché io di solito pulisco camera mia tutte le settimane. Perché, bene o male, camera mia non è che si sporca tanto, cioè, più che altro le mensole così, il pavimento, sì, il pavimento. Dato che adesso ho molto più tempo, dovrei farlo tutti i giorni, esattamente. Quello che voglio fare in quest'anno è pulire tutti i giorni e non una volta alla settimana. Perché una volta alla settimana faccio tutte le mensole così. Il pavimento anche quello, quindi non va bene. Quindi devo assolutamente rimediare. E vi stavo dicendo che questo qui, che è vero che rallenta il riedepositarsi della polvere, perché sentite cosa dice: pulisce a fondo, lascia le superfici brillanti e senza aloni. Nuova formula con barriera antistatica, elimina la polvere e ne evita il riedepositarsi a lungo. Ipoallergenico, studiato per ridurre al minimo le possibili insorgenze di allergie, ideale per la pulizia di tutte le superfici lavabili, vetri e specchi, superfici laccate, superfici in acciaio, superfici in plastica, superfici cromate, lampadari, piastrelle, elettrodomestici, senza bisogno di risciacquare. Allora, come sapete, avete in mente il lampadario che ho io, ecco, per pulire quel lampadario lì, quando lo faccio, cioè quando lo faccio, quello lì vi devo dire la verità, non lo faccio tutte le settimane e non va bene. Non uso questo qua lo uso solo per superficie tutto, ok? Ma non per il lampadario, perché il mio non è cl la classica plafoniera che allora, papà, cioè due spruzzi e vien via, no? Il mio è quello di tutto con le perline, avete in mente? Ecco. Per quello lì prendo la scala, salgo sulla scala, avete in mente le salviettine struccanti, però quelle per i bambini, quelle per il sedere dei bambini, sì, ecco. Quelle lì, filo per filo, sto lì. Cioè, nel senso, tutto a tirare a pulire, idem tutte le altre, idem tutto il pezzo. Cioè, non so chi si metta a fare queste cose. Comunque, penso tante di voi, o magari no, però vabbè. Vabbè, comunque, fa tutte queste: vetri e specchi, mobili laccati, superficie in acciaio e superficie in plastica. Ok, queste qua è il legno, però nel senso sono laccati. Quindi, allora, vi stavo dicendo che questo fatto che rallenta il depositarsi, vi devo dire che io l'ho notato un po'. L'ho notato perché prima su queste mi si creava la polvere tantissimo. Tantissimo. Cioè, ma nel senso che da un giorno all'altro io avevo già la patina di polvere. Con questa invece no. Con questa da un giorno all'altro non ho così tanta patina. Cioè, proviamo a vedere. Insomma, e no, però vi devo dire che è molta meno patina, cioè è un po' di patina in meno di quella che si formava prima. Ah no, è vero, no, questi non li ho puliti ieri, li ho puliti l'altro ieri, 2 giorni fa, 2 giorni fa. Quindi ecco, quello che avete visto, se si è notato qualcosa, prima a me mi si formava da un giorno all'altro, adesso invece no, un giorno no. Quindi secondo me funziona, a lungo andare secondo me funziona. Non lo so, chi l'ha usato per molto più lungo, perché come vedete questo non l'ho usato tutto io ne avrò usato tanta, tanto così. Quindi chi l'ha usato per molto più lungo, se mi può confermare questa cosa che seriamente ci mette un po' di meno tempo a riedepositarsi. Cioè, perché io secondo me sì, però non lo so. Cosa passiamo? Passiamo al bagno, poi passiamo a camera, cioè perché io ho cucina, bagno, cioè ho cucina, bagno, camera mia, cioè vi faccio vedere verso di là, verso di qua, c'è la cucina all'inizio, poi c'è il bagno e poi c'è camera mia. Di là, cioè nel senso, faccio camera mia, di là c'è dall'altra parte, c'è camera di mia mamma e la sala, stop, vabbè, il corridoio è ovviamente in mezzo. Vabbè, ok, passiamo al bagno. Vi faccio vedere prima questo, che è il mitico Duck. 5. Ah, non vi ho, scusate, non vi ho detto l'odore di questo vetril, però secondo me non è che abbia odore esploso. Sì, ha odore, però non saprei definirvi l'odore, cioè non è né buono né. Cioè, né, boh.
classico odore di vetril. Cioè, non lo so seriamente. Comunque, qua c'è scritto in una lingua, c'è scritto in greco, quindi non ve la so leggere. Comunque, odore marin questo. Fa sentire? Certo che l'ho usato, eh. No, sì. No, sa, è bello fresco. Non so se l'odore di mare sia così. Cioè, nel senso, certo che sono stato al mare. Però, comunque. Ed è 5 in 1. 1. Agisce anche sotto il livello dell'acqua. 2. Rimuove il calcare. 3. 3. Lascia una fresca fragranza. 4. Elimina gli odori. 5. Pulisce fin sotto il bordo del PC. Allora, sì, del PC, certo, perché voi il Duck Fresh D. Sì, Fresh Dick, certo. Perché voi il Duck lo usate sul PC, non nel gabinetto, certo. Allora, questo qui, vi devo dire che su questo fatto che agisce anche sotto il livello dell'acqua, è vero, perché se voi ovviamente non se lo mettete e tirate subito l'acqua, ma se lo lasciate agire qua vi consiglia 15 minuti, esatto, lasciare agire 15 minuti, esatto. Se voi lo lasciate per 15 minuti, vi devo dire che seriamente scioglie, scioglie. Avevamo un pezzo, cioè c'era. Era incrostato un pezzo, no? Dall'origine. Abbiamo usato questo e vi devo dire che quel pezzo è venuto via. No, seriamente, è venuto via. Quindi quando voi vedete che scende nell'acqua e che nell'acqua, al posto di depositarsi sopra, va dentro, no? Voi lasciatelo perché sta agendo. Quindi sì, io se questo ve lo consiglio. Poi questo odore marin mi piace, è un buon odore fresco. E poi vi devo dire che anche questo collo è molto utile da come fa a vedere nell'immagine, perché voi lo mettete così, nella tazza del water, quindi è molto comodo. Poi passiamo alla cosa molto utile. Vi stavo dicendo, vedete qua che c'è l'immagine del. Qua c'ha, qui è bianco con la luce bianca, non so cosa vedrete mai, però vedete che qua c'è il piano cottura, ecco. Noi io questo lo uso per il bagno, perché per la cucina preferisco usare il Lisoform, azione sgrassante, perché ha un odore di limone e mi piace molto di più da sentire in cucina. Invece in bagno preferisco questo perché innanzitutto il bagno, ovviamente come la cucina, però la cucina se ha un buon odore è meglio, no? Quindi, questo qua, Chif Verde, è quello che è scritto è quello che non c'è scritto in italiano, è l'unico che non è scritto in italiano, cioè che non è stato tradotto qui. Ed è l'ultra white, scusatela lì, la pronuncia ma non è italiana, cioè penso che si capisca. Cream, e non è neanche inglese. Sure Middle, Matte Black and Micro Del Jets. Vabbè. Qua, leggiamolo. Chief Ultra White, Moisture and Stralend Wit. Vabbè, comunque questo è l'ultra white. Quello con la confezione verde, e vi devo dire che l'odore non è dei migliori. Classico odore di Chif, cioè un po' difficile da spiegare. Comunque, vi devo dire che seriamente questa azione ultra white la fa. Voi prendete la spugnetta, lo mettete un po' sulla spugnetta, passate con la spugnetta tutto bene, lasciate agire un pochino, con un'altra spugna o con la stessa sciacquata bene, ripassate, e vi devo dire che questo qui mi piace molto perché pulisce secondo me bene. Quindi sì, questo qua è quello da 500 ml e poi la confezione classica Chif è troppo carina. Adesso passiamo al mio preferito, il profumo lavanda, ma certo al profumo lavanda, ma troppo bello il profumo lavanda. Adesso vi faccio vedere cosa ho al profumo lavanda. Aspettate, eh. Oh mio Dio, non facciamoci cadere tutto in terra. Da-da-da! Da-da-da-da!
scusate, sto così bloccato. Allora, abbiamo il fabuloso, il coccolino e il Glad 5 in 1. Fabuloso. Scusate se sto così bloccato perché dato che non ho la macchina fotografica che quando stai fermo per un po' ti fa il blocco, devo sperare che YouTube questa immagine me la legga. Quindi speriamo. Aspettate ancora un pochino. Comunque vi stavo dicendo che abbiamo Fabuloso, Coccolino e Glad. 10 secondi e ho finito, eh. Poi se non me lo legge fa niente, tanto non sono io che l'ho imposto, quindi. Allora. Ok, iniziamo da quello migliore. Cioè, dal migliore. Da quello che ho avuto maggior, cioè che l'ho provato di più, perché l'ho provato in tutta la casa. E vi devo dire che veramente non ste 24 ore, perché io ho anche animali in casa, quindi sapete un po'. Però vi dico che per un buon, a dir troppo 5 ore, sì, a dir troppo, vabbè, facciamo 3 ore. 3 ore le dura, 3 ore seriamente. Se voi mettete due tappini così, cioè di questo. Scusate, ma io amo l'odore di lavanda, come si può capire, amo la lavanda, tutti i colori, tutte le sue sfumature di odori. Allora, ed è fabuloso, pulisce e profuma tutta la casa, profumo continuato, 20, qua c'è scritto 24 ore. Ovviamente sappiamo tutti che anche sui fondotinta c'è scritto 24 ore, 12 ore, poi ne durano la metà. Quindi, comunque, questo vi devo dire che profumo continuo, ok, però non 24 ore. Questo no. Poi io ho animali, quindi magari anche è un mio problema. Però vi devo dire che il profumo è veramente fantastico. Allora, questo è per cucina, bagno, pavimenti e tutte le superfici lavabili. Infatti in casa mia ho tutte piastrelle, quindi in casa mia, in casa dove vivo con mia mamma, abbiamo tutte piastrelle, quindi lo usiamo su tutto. E il fabuloso lavanda detergente profumante, rimuove lo sporco e sgrassa facilmente lasciando un fresco profumo di pulito. Allora, sgrassa facilmente? Sì, cioè nel senso. Allora, se avete un pavimento ovviamente normale, come tutte le case, e lo passate, allora sì. E non avete messo la cera ovviamente su. Cioè, se usate questo non me. Mamma! Ma sulla cera si usa lo sgrassante? Cioè, se uno passa la cera usa il fabuloso, no? Quindi, se avete la cera ovviamente non lo usate. Però, se avete un pavimento normale come noi, cioè piastrelle intendo, allora sì, sgrassa. Però, come ho fatto io quando abbiamo pitturato sul pavimento, che poi abbiamo anche trapanato, ho detto, cioè nel senso, per pulire, ho detto, lascio che finiamo di mettere, pitturare, mettere le mensole e tutto, e poi pulisco. Non ha fatto niente, perché sul pavimento, mamma, chiudi la porta, per favore. Vabbè, sul pavimento comunque si era creata tutta questa tutti sti grumi dati dal muro e dati dalla. No, vernice no, però nel senso. Dati dal muro si era creata tutta. Sta. Come sassolini, cioè nel senso. Si era appiccicato su tutto, no? E lì ho dovuto prendere con la spugna. Cioè nel senso, col mocio no. Però con la. Se voi mettete questo. Prendete questo. Mettete un tappino in un secchiello con la spugna. Cioè, se veramente è successo come me che vi si incrosta il pavimento per quel motivo lì, non so neanche come ha fatto. Cioè, perché, vabbè. Prendete la spugna e usate la parte che gratta. Allora sì, allora funziona. Ovviamente con il mocio non funzionava niente. Però,
Mi piace. E l'odore ovviamente è quello un po' chimico, cioè non è. Vedete che c'è una bolla. Scusate, ma io lo amo. Allora. Comunque. Questo mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace e mi piace. Mi piace e mi piace, sì. Davvero, poi continuiamo con lavanda e passiamo a un'altra cosa che ho provato molto di più, perché questo coccolino l'ho comprato ieri e mia mamma non l'ha ancora usato. Quindi, deve ancora. Cioè, l'ho comprato ieri non abbiamo lavato niente. E allora è ancora pieno e non l'abbiamo usato. Però questo sì, allora, questo è il mitico Glad Fa. Sì, 5 in 1, certo. 5 in 1 che elimina gli odori, freschezza immediata, agisce in pochi secondi, fragranza di qualità, dura lungo. Allora, dura lungo no, perché come vedete, cioè, è durato neanche un'ora. Però lo spruzzo perché è troppo buono. È troppo buono. Allora, è un odore di lavanda fresco. Fresco ed intenso, cioè, se non vi piace la lavanda, no, è troppo intenso. Ma se vi piace la dorata come me, è buonissimo. Allora, vi devo dire che queste cose io le ho comprate al Tigotà. Tutte ci sono. Tutte ci sono ancora, le ho ancora viste. Questo, ditemi se, vi prego, ditemi che non l'hanno tolto da commercio, perché le cose più buone. Le cose più buone, no? Le tolgono sempre dal commercio. No, ditemi se è vero. Non preoccupatevi, non sono allergico alla lavanda, sono proprio io che so che ho sta tosse. Oddio, allora. Se fossi allergico alla lavanda, cioè seriamente sarei. Non dico perché l'amo troppo. Allora, vi stavo dicendo, tutte queste cose le ho trovate da Tigotà. Questo sono andato ieri. Mamma, ma non c'era questo Glad lavanda, vero? Al Tigotà ieri. Non l'abbiamo visto. Ieri questo qui, che è il Glad Lavander, sì, Glad Lavander, sì, in inglese. È il Glad Lavanda 5 in 1. Allora, Glad 5 in 1 è la lavanda. Allora, questo qui ha. Allora, ditemi se è ancora in produzione, perché io amo questo prodotto. Ne ho visto uno che era della Grey, cioè sempre di Altigotà. Ne ho visto uno della Grey. Per chi non fosse di qua, Tigotà è come acqua e sapone, come. È praticamente un posto dove vendono tutti i prodotti per la pulizia della casa, qualche trucco e qualche profumo, poche parole, e qualcosa per la cucina. Sì, per. Come si chiama? Cose inerenti alla casa. Per la cucina vendono tipo la carta forno, quelle cose lì. Non per cucina nel senso da mangiare, ovviamente. Comunque è una roba così. Allora, questo qui, secondo me, non c'era in quel momento e doveva arrivare. Perché un prodotto così buono non può essere tolto dal commercio. Perché il Glad 5 in 1 lavanda non deve essere tolto dal commercio. Quindi ditemi se l'avete visto. Se l'avete visto in giro, sono contento perché almeno non l'hanno tolto dal commercio. C'è ancora perché io amo troppo la lavanda. E poi profuma. Non profuma così a lungo, cioè io anche il naso, cioè c'è da dire che ho un po' di raffreddore, poco poco però, poco poco perché se lo sento, a parte che è forte. Ah, ecco, c'è anche da dire che mia mamma è cosa bruttissima, cosa che se vado a vivere da solo nessuno, cioè ma nessuno deve fumare in casa mia, ecco, mia mamma fuma anche in casa e anche se in camera mia nessuno fuma, ovviamente da tutte le altre stanze arriva il fumo, quindi.
questa cosa magari dura veramente, cioè queste cose magari durerebbero veramente a lungo se non ci fosse mia mamma che fumerebbe in casa, quindi non saprei. Allora, poi ho preso questa cosa che sono molto soddisfatto perché a parte che era in sconto a 1,25 euro, non abbiamo guardato quanto era il prezzo pieno, comunque era in sconto. Ed è il mitico coccolino ammorbidente concentrato esplosioni di lavanda, che è questo qui. A parte che l'orsetto della coccolina è troppo tenero, è troppo carino e mi piace troppo e lo adoro. Troppo bello. Tengo a precisare che nessuna casa mi. Com'è che si chiama? Nessuna azienda mi sponsorizza. Quando arriveranno a sponsorizzarmi, se vorranno, ovviamente. Se vorranno, ovviamente. Io lo dirò, in questo caso no, lo comprate tutto io. Allora, questo qui è quello da 750 ml. E se dovesse piacermi, dico a mia mamma di comprarmi il flacconcione, quello gigante, il flacone quello grande, bello così. Perché questo è quello piccolo. E di questa profumazione che ovviamente cos'è? Esplosioni di lavanda. Esplosione di lavanda. Ma ovviamente, ma cosa può essere se non un'esplosione di lavanda? Ma cosa può essere? A parte che questi qua erano tutti troppo buoni. Erano tutti troppo buoni. Se avessi avuto i soldi li avrei comprati tutti. Tutti quelli in commercio li avrei comprati. E poi avrei lavato ogni vestito con un profumo diverso, solo per profumare. E poi c'è scritto che è formulazione antiodore, quindi vuol dire che magari se magari è buono per la gente che non si lava, che lava solo i vestiti, questo è perfetto. Non sto scherzando, ovviamente. Però nel senso, sapete, no? Per scherzo, 100% più a lungo ed è rispetto a coccolino diluito. Ah sì, perché non ve l'ho detto, perché questo qui è coccolino, quello concentrato che c'è scritto un attimo da qualche parte. Da qualche parte, qua, ingredienti, coccolino ammorbidente concentrato. Se si legge, spero di sì. Beh, fidatevi che qua c'è scritto concentrato comunque, ok? E poi vi dice, vabbè, tutte le varie fasi, cioè nel senso se quanto dovete riempire il tappino, se dovete riempirlo per 4-5 kg, dovete fare 25 ml, che è più o meno la prima linea, cioè qui, più o meno qua, qui, vabbè, più o meno qui. Poi, se volete fare 4-5 kg, dovete arrivare a 35, che è più o meno qua. Se volete fare 6-7 kg, dovete riempire tutto il tappo. Questa è la lavatrice. Se volete farlo a mano, invece, dovete metterlo sotto addirittura alla linea, cioè sotto addirittura a qua, qua, qui dove sto tenendo le dita, qua, ok. Ovviamente anche questo è un odore di lavanda molto chimico, però a me piacciono questi odori chimici. Ah, vi stavo dicendo prima, ok. Comunque sì, questo qua non vi so ancora dire niente, quando saprò, e se vi interessa, a parte che penso che chi ama gli ammorbidenti così coccolino l'abbia provato, cioè quindi non c'è nulla da dire, questo è il primo ammorbidente perché mia mamma non l'ha mai usato. Comunque, vi stavo dicendo che di questo qua, prima del 5 in 1 lavanda, allora scrivetemi se l'avete trovato, perché io al Tigotà ne ho visto uno che mi ispira molto, che è della Grey. Il meglio che cos'è? Cos'è, mamma? Grey, il meglio che ci sei, cos'è che è? Ah, Grey, ecco, il Grey ottimo direi. L'ho visto ed era odore camomilla e lavanda. E devo dirvi che anche quello lì non mi dispiaceva perché era molto più. Cioè, questo qua è molto intenso perché è proprio lavanda, lavanda. È molto bello intenso come piace a me. Quello là invece camomilla e lavanda. L'ho spruzzato in negozio, lo so che non si dovrebbe fare, però nel senso. L'ho spruzzato un po', cioè l'ho spruzzato così, lo volevo comprare, però non l'ho comprato. Vabbè, lo compreremo.
tanto costava 70 centesimi per quello, e della camomilla e lavanda. E quello lì, secondo me, a uno che non gli piace tanto la lavanda, oppure che, a parte che c'erano altre profumazioni, cioè se proprio la lavanda non l'ha sopportata, ok. Però se vi piace la lavanda, ma reputate che questo sia troppo intenso, secondo me quello lì è molto buono. Cioè, secondo me quello lì vi può piacere perché è più delicato grazie alla lavanda, quindi... Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, Maffolino l'avete visto a inizio video, e noi ci vediamo al prossimo, ciao!